Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi si parla di rossetti, esatto, infatti ho voluto partecipare anche io a questo vecchio video tag, il tag malata di rossetti, e vi voglio far vedere i miei preferiti, in quanto io sono una grandissima appassionata di rossetti, come penso anche voi, e quindi vi volevo far vedere alcuni dei miei preferiti. Ho qui le domande, sono 10 domande e io piano piano vi mostrerò i miei vari prodottini. Allora, come domanda numero 1 abbiamo trattamento labbra preferito. Allora, io assolutamente non sono, diciamo, non dedico forse ancora tantissimo tempo alle mie labbra, però ecco, ci tengo ad averle sempre molto morbide e idratate e ci tengo anche ad avere, a non avere quelle fastidiosissime, bruttissime pellicine che a volte può capitare anche in base magari agli agenti atmosferici. Allora, per quanto riguarda lo scrub che io ho utilizzato e che mi piace tantissimo e che compro e ricompro ormai da anni, è questo scrub super famosissimo qui di Biofficina Toscana. Questo qui è lo scrub labbra agrumato. A me piace tantissimo questo, questo gusto di scrub, perché comunque penso che sia molto sia dolce ma anche fresco. Scusate, e mi piace veramente tantissimo. Ecco, si presenta in questa maniera, ha appunto questi micro particelle di zucchero all'interno e la presenza di numerosissimi oli, infatti rimane molto molto idratante già di per sé e tante volte magari non sento neanche la necessità di andare a applicare un burro cacao sopra. Io lo faccio perché mi piace il burro cacao proprio come gesto da fare quotidianamente e quindi comunque lo faccio a prescindere. I burro cacao che ho in utilizzo in questo periodo sono in particolar modo due, cioè sono due quelli che uso più di frequente. Allora, il primo è questo qui di Erbolario, questo qui è l'olio d'argan, eccolo qui, questo è un balsamo labbra con estratto di foglie di argan, più nutrizione e più protezione. Allora, a me questo piace tantissimo e lo utilizzo come burro cacao da giorno, infatti ecco, è quasi finito e ha innanzitutto un profumo veramente paradisiaco, che per chi conosce il profumo all'olio d'argan dell'Erbolario è esattamente lo stesso, è praticamente odore della Nutella. Fantastico, perché chi piace ecco dei profumi molto dolci, questo è fantastico. Assomiglia anche a nocciotella di Alchenilla, l'ho sentito, l'ho provato e ho trovato molte somiglianze con questo profumo qui. Comunque ecco, è un balsamo che rimane molto burroso e molto oleoso sulle labbra ed ha proprio quell'effetto gloss che a me il giorno comunque piace. Io lo applico quando vado al lavoro la mattina molto presto, che magari ancora devo andare a fare colazione al bar, quindi ecco, applico questo e nel frattempo che faccio la colazione e poi vado al lavoro, le mie labbra si idratano tantissimo e benissimo e quindi poi procedo all'applicazione di un rossetto. Questo quindi veramente ottimo, penso di andarlo a ricomprare, anche se non so se l'Erbolario l'ha tolto, speriamo di no. Poi, per quanto riguarda la sera, e questo devo ringraziare Fede Beauty Reviews, che saluto anche, ciao Fede, che me l'ha consigliato tantissimo, anche se non ha questo gusto perché a lei non piace, ho acquistato questo balsamo labbra qui dell'Alchemilla, come potevo non comprarlo, e questo qui è la Dolci Labbra alla liquirizia. Questo è un prodotto naturale, ha tantissime certificazioni qui, ha una qualità vegana, poi ha altre certificazioni qui, ecco, che non leggo proprio benissimo, comunque ecco, sicuramente è vegano, e questo, che dire, lo uso come trattamento da notte, profumo buonissimo di liquirizia naturalmente a chi piace, e questo è leggermente diverso rispetto all'altro perché rimane un pochino più solido quando si va a stendere, lascia proprio un film protettivo sulle labbra e le va a idratare tantissimo.
io alla mattina quando mi sveglio trovo proprio le labbra belle, 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 rimpolpate e idratate, veramente fantastico. E questo è uno dei, cioè, è il balsamo che mi ha salvato dalla mia influenza quando avevo praticamente tutta questa parte devastata. Le labbra, questo me l'ha praticamente salvate, quindi ottimo, ottimo prodotto. Poi passiamo un po' alla parte succulenta del tardi. Allora, cominciamo. Domanda numero 2. Il rosso che colpisce di più? Allora, io abbastanza, sì, ce n'ho abbastanza di rossi all'interno della mia makeup collection, nella mia lipstick collection, ma il rosso che di solito impatta di più è uno dei rossi per eccellenza. E quello che ho io è il Rubifù di MAC. È assolutamente un rossetto che non applico molto molto spesso, proprio perché appunto trovo difficoltà, perché questo è un retromatte, quindi è molto molto secco. Questo, ecco, è il colore, ma penso, ecco, che lo conosciate tutti. È un rosso freddo con base blu, super 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 intenso. Ve lo faccio vedere uno swatch, ecco, si vede benissimo da qui. È un rosso molto cupo, molto intenso, dà proprio una texture molto corposa e che io adoro, adoro veramente alla follia, e che utilizzo però solo in occasioni importanti, ecco, come sia un matrimonio, un battesimo, cose, ecco, del genere, un pranzo fuori a un ristorante magari un po' più importante, io di solito lo utilizzo così, anche se non nego che ogni tanto ci vado anche a fare la spesa, per dire, però vabbè, diciamo, lo utilizzo proprio quando voglio. Diciamo che che lo sguardo vada proprio sulle labbra, perché vedo che comunque si nota che, scusate, è un rosso fantastico, un rosso lacca fantastico. Per quanto riguarda la durata, essendo un retromatte, è comunque una durata altissima e lunghissima. Quindi ecco, molto molto buono però da usare ogni tanto. Poi, allora, no, domanda numero 3, il miglior rossetto di lusso, il miglior prodotto di lusso. Allora, per quanto riguarda i prodotti di lusso, io fino a poco tempo fa non li acquistavo perché ero sempre della scuola di pensiero meglio tanti low cost che pochi ma high cost. Però ecco, adesso ho cambiato un po' filosofia, cioè sto comprando molti meno rossetti, però quando vado a comprarlo ne compro uno un po' più buonino. E mi sono imbattuta, dopo aver visto milioni di review, mi sono imbattuta in questo. Questo è uno Chanel, è un Rouge Allure Velvet. Questo qui è è il numero 34, la Raffinée. A parte il packaging, che è veramente fantastico, che si apre così con lo scattino. Questo qui è il colore, è un color nude super 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 raffinato e è proprio un colore che rispecchia fedelissimamente il colore delle mie labbra. La confortevolezza di questo rossetto è veramente qualcosa di spettacolare. E questo è lo swatch sulla mano. Molto molto bello, lo utilizzo proprio quando voglio, ecco, un trucco elegante, magari, ecco, un trucco molto leggero sugli occhi, un po' di colore sulle guance, e questo rossetto sulle labbra mi fa sentire benissimo, mi fa sentire molto molto a mio agio, molto elegante, ecco. La consistenza è fantastica di questo tipo di rossetto qui, perché è molto morbido, ha questo piccolo riflesso opaco che rimane molto comodo da portare per il giorno, ecco, per il giorno, per la sera, sempre. L'unica cosa, ecco, non resista a un pasto, però non è quello che richiede. Poi
Domanda numero 4, miglior prodotto low cost. Avendo tantissimi rossetti low cost, non è stato, ecco, molto facile rispondere a questa domanda, però il primo rossetto che mi è venuto in mente una volta letta questa è stato questo mini rossettino qui di Debbie. Io questo qui è quello con la variante nera e color malva. E il colore che ho scelto è appunto un color malva, e anche se si chiama 35 Fucsia Party. Allora, eccolo qui. Vi faccio vedere lo swatch qui, molto carino. Questo qui io l'ho utilizzato tantissimo, è veramente uno dei miei rossetti preferiti. È un rosa tendente appunto al malva, ma con all'interno anche una punta di arancio. Io ci trovo anche un pochino di arancio. È un rossetto che particolarmente mi dona sul mio incarnato, sul colore dei miei occhi, col colore dei capelli. È un rossetto un pochino grossato, quindi rimane molto confortevole sempre sulle labbra, durata non estrema, ma comunque facilmente riapplicabile durante la giornata. E questo è veramente, lo trovo, io questo l'ho applicato anche per andare, ecco, a un battesimo, quindi vorrei dire, è bellissimo e super confortevole. Questo per me già vince. Poi per andare al lavoro, per andare a fare tutte le nostre commissioni, lo trovo veramente ottimo, ecco. Anche il prezzo, insomma, aiuta perché costa, mi sembra, meno di 5 euro sicuro. Poi, allora, domanda numero 5, il miglior rossetto MAC. Allora, io di MAC ne ho alcuni e fra tutti il mio preferito è il famosissimo Rebel. Questo è un prodottino che ho acquistato veramente un po' di tempo fa, e sotto proprio la scia del Borgogna, quando un paio di anni fa è andato all'impazzata. Io l'ho acquistato e assolutamente non me ne sono pentita. Questo qui è il colore, io lo uso sempre questo colore qui tutto l'anno, sia l'estate che l'inverno, perché mi piace tantissimo, lo trovo super confortevole. E come avrete notato, io cerco molto la confortevolezza all'interno di un rossetto quando insomma lo devo classificare tra i miei preferiti. Questo qui è il colore, ma penso appunto che lo conosciate un po' tutti, questo violaceo, così, questo proprio color vinaccia tendente al viola. Questo qui è un satin per quanto riguarda le categorie dei rossetti MAC. E mi piace tantissimo perché questo ha una durata assolutamente infinita, perché oltre che ad andare via omogeneamente, le labbra rimangono colorate, cioè, fantastico. Io vado completamente a togliere questo rossetto dalla mattina solo passando il bifasico la sera, fantastico, quindi durata lunga. E che appunto mi piace tanto, quindi ecco, anche questo veramente fantastico. Poi ecco qua, andiamo sulle note dolenti. Allora, domanda numero 6, il rossetto che ti ha deluso di più. Forse sono stata sempre fortunata, ma comunque non ho trovato dei rossetti che non mi sono piaciuti particolarmente, insomma. L'unica eccezione la fa a questo rossettino qui, che è un Miss Pupa di una vecchia collezione, appunto di Pupa, una vecchia collezione invernale, che però mi ha deluso tanto perché l'avevo guardato tantissimo su YouTube, l'avevo swatchato, l'avevo riprovato, e quindi sono stata sempre, diciamo, molto propensa per l'acquisto, quando appunto un giorno l'ho acquistato e provandolo purtroppo non mi ci sono trovata bene. Questo qui è il colore, è un bellissimo color mattone. Eccolo qui, questo è un bellissimo color mattone che a me piace tantissimo, proprio perché essendo un po' rossiccio, comunque un po' aranciato, va benissimo a contrastare con il colorito dei miei capelli. Eccolo qua, questo qui è il colore, è un bel color mattone. E niente, questo rossetto fondamentalmente non mi è piaciuto perché mi va da tutte le parti, letteralmente mi va da tutte le parti. Quindi
cioè mi si riempie, mi va a sbordare nelle rughette della bocca, che è una cosa che io odio veramente. Perché ecco, io faccio un lavoro che sto a contatto con le persone e se ho questo rossetto qui devo aver paura che le persone insomma vedano che il rossetto mi va da tutte le parti e non mi piace assolutamente. Ho provato a contornarlo con una matita, il che insomma un pochino abbiamo diciamo ovviata la situazione, però effettivamente il rossetto in sé non va bene, cioè non va bene per la mia tipologia di bocca, si vede. E quindi ecco, questo qui assolutamente no, bucciato, non mi piace. Ha una texture cremosa, un pochino glossata, proprio perché appunto mi spupa, vedete che rimane un pochino glossata e quindi no, non, lo uso perché l'ho comprato, però insomma non mi fa impazzire, ecco. Allora, domanda numero 7, matita labbra sì o no? Allora, io fondamentalmente risponderei con un ni, perché fondamentalmente non la uso quasi mai. Cioè, la vado a utilizzare in due differenti maniere. Allora, la prima è appunto la classica, come contornare appunto il contorno delle labbra e poi andare a riempire con un rossetto colorato. E magari, ecco appunto, della stessa colorazione, se riesco ad azzeccare bene l'abbinamento. Però fondamentalmente io ecco, utilizzo le matite proprio come rossetti, magari ecco, ammorbidendoli con dei gloss o con dei burro cacao. Una combo che a me piace tantissimo e che vado a utilizzare in particolar modo con questo tipo diciamo, di passaggio è questa matita qui di MAC, questa qui. Dove si vede? Eccola qua, questa è la matita di MAC e il nome è la Night Moth. Questo qui è un color marrone scurissimo, intensissimo. Questo è il colore, vi faccio vedere, sbocciato. È un colore intensissimo che io abbino con un rossetto e un gloss che ho, che è praticamente lo stesso identico colore. Però come la vado a utilizzare più frequentemente? La metto su tutto il contorno del labbra, riempiendo anche all'interno naturalmente, solo che questa è una matita molto secca, come tutte le matite di MAC, queste sono le lip pencil appunto. Vado a utilizzare questo balsamo labbra qui. Questo è un balsamo labbra che io già ho ricomprato, che è uno praticamente dei miei preferiti che penso esistano. È un balsamo di Lirac. Questo qui è l'Idracrono Plus Effect Gloss Nude. Questo qui praticamente si presenta in questa maniera, è un gloss completamente trasparente e come si può vedere, ecco. Fa una volta applicato sulle labbra un effetto rosato. Non so se si può vedere leggermente, sì, un pochino leggermente si può vedere. Dà questo effetto rosato sulle labbra che mi piace tantissimo. Infatti questo lo tengo fisso all'interno della mia pochette da giorno, appunto da borsetta, perché se non voglio applicare il gloss o comunque un rossetto, vado ad applicare questo e comunque mi dà idratazione perfetta, ma anche un po' di colore sulle labbra, quindi ottimo. Quindi questi due insieme, questo appunto mi riscalda, diciamo, il duro del rossetto, il duro della parte dura della matita e mi rende il tutto molto più confortevole e anche abbastanza duraturo, ecco. Un colore bellissimo perché questo color marrone intenso abbinato con questo rosato leggerissimo che ha il burro cacao mi piace tantissimo, quindi ecco, questa è un'altra combo che propongo, ecco. Poi, miglior gloss. Allora, i miglior gloss che io possiedo in questo momento sono questi due. Ve ne faccio vedere due perché tanto fanno parte della stessa casa, della stessa azienda, ecco. E sono The Gloss di Claren.
Questi qui sono gli Instant Light Natural Lip Perfector. Sono super famosissimi. E la numerazione che ho io è la 01 e la 02. Hanno all'interno fatto così con la spugnettina. E questi che dire, li ho comprati sempre per sentito dire, li ho comprati in una combo dove ecco, all'interno erano contenuti entrambi e mi piacciono tantissimo, sono super confortevoli, super idratanti, belli glossati, hanno un profumino fantastico, cioè un profumino dolcissimo che a me piace, mamma mia, buonissimo, è buonissimo, cioè. Se l'ho abbinato a un profumo dolce, cioè state proprio in una coccola, è proprio una coccola bella, calda, confortevole, mi piace tantissimo. E questi qui appunto li trovo molto carini, molto facili da applicare, anche questi spesso ce l'ho all'interno della mia pochette da borsa e sono anche appunto lucidini, ma anche idratanti. Quindi mi piacciono veramente tanto, questi sono super, super, super promossi. Poi abbiamo quasi finito, ragazzi. Allora, domanda numero 9, rossetto preferito. Questa è una domanda da 1 milione di dollari. Cioè, è stato molto difficile rispondere perché tutti questi che vi ho fatto vedere sono i miei rossetti preferiti. Però appunto se ne devo decidere uno in particolare è un rossettino veramente super low cost ed è quello che ho indossato sulle labbra ed è questo rossettino di Wycon della penso sia la linea quella permanente che c'è sempre in negozio con questo packaging un po' ripilante però ecco questo qui è il Wycon Glamour Lipstick Anytime. Questo qui è il numero 14. Allora, che dire? Innanzitutto il colore è questo qui sulle labbra, però ecco comunque vi voglio fare uno swatch ulteriore. Eccolo qua. Io lo definisco un rosso fragola mattone, cioè bellissimo, un rosso tendente al fucsia. Scaldato però da una nota marrone all'interno e questo è il risultato. Io ho delle labbra comunque mediamente pigmentate e io lo trovo veramente fantastico, super confortevole anche qui, morbido, che va via, non è un long lasting, quindi ecco, tende ad andare via durante il corso della giornata, magari ecco dopo sempre le 5 ore, ecco, comunque una buona persistenza ed è veramente bellissimo. Anche questo ci vado, faccio di tutto con questo tipo di rossetto perché ci vado, ecco, sia la sera, ci esco la sera, sia ci vado a fare la spesa perché è bello, è bellissimo. Io lo trovo veramente fantastico. E questo è molto morbido sempre. All'interno qualcosa di idratante perché io quando lo vado ad applicare lo sento veramente tanto idratante. Non ho letto naturalmente l'inci, sicuramente l'inci farà un pochino schifino, però veramente buono, buono, buonissimo. Non so se ancora è reperibile in negozio perché io lo comprai veramente un annetto e mezzo fa, 2 anni fa, io forse un po' di meno, però è comunque, non so, magari se l'hanno già tolto, ecco, lo pagai tipo 2 o 3 euro, cioè qualcosa di super low cost. Poi, ultima domanda, extra, un altro rossetto preferito. Allora, come fare, come non menzionare un altro dei miei rossetti super preferiti? Che è questo qui della Rimmel, bello con il bruttissimo, comunque questo adesivo davanti lo odio, però ecco ve lo faccio vedere così. Questo qui è il Moisture Renew, ecco qua, Moisture Renew 180 Vintage Pink. Eccolo qua, questo è il pack, questo è il colore, bellissimo. Malva. Un malva per eccellenza proprio per me questo è il color malva vero e proprio,
È un viola. Anzi, no, non è un viola, è un rosa antico, eccolo qui, un rosa antico tendente al grigio, scaldato appunto dalle venature di viola. Bellissimo, bellissimo. Io lo utilizzo questo sempre, sempre, sempre in inverno in particolar modo, oppure in estate quando vado a fare dei trucchi un po' più strong. Bellissimo. E per quanto riguarda la texture, anche questo è un cremoso, leggermente sheer, vedete che rimane ecco, molto molto cremosino ed è fantastico. Durata buona, intorno alle 3-4 ore. E questo quando lo metto io mi sento proprio me sento me perché me lo sento proprio addosso, ecco, veramente mi piace tantissimo, tantissimo. E quindi questo non posso fare altro che consigliarvelo. Anche questo purtroppo non so se è ancora in produzione, però ecco, se andate in qualche outlet o comunque avete vicino qualcuno che ha la possibilità di reperire questi prodottini magari un po' più già un po' più datati, questo veramente è bellissimo, cioè mi piace tantissimo. Io lo adoro, adoro anche il profumo perché ha un profumo molto fiorito che però ecco mi sa di pulito, ecco, mi sa di pulito questo rossetto proprio, se si può sapere di pulito un rossetto, però è veramente fantastico. E nulla ragazze, allora ragazze, il video finalmente è terminato, non lo so, sono quasi mezz'ora che parlo, quindi ecco. Facciamo dei saluti brevi e io vi ringrazio tantissimo perché piano piano stiamo crescendo, questo mi fa veramente moltissimo piacere. Se vi piace questa tipologia di video, mi raccomando, fatemelo sapere sotto con un commento o comunque con un like e consigliatemi i vostri rossetti preferiti perché io così piano piano me li posso annotare e andare mano a mano a swatcharli all'interno dei negozi perché è una cosa che veramente adoro fare, cioè mi piace tantissimo swatchare i rossetti dentro i negozi, come penso sempre un po' tutte noi. E vi invito anche a voi, se avete un canale YouTube, di realizzare questo video così che io possa, scrivetemelo naturalmente così che io possa venire a vedervi. E nulla, per oggi il video finisce qui. Io vi mando un grande bacioso super rossettoso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!